fosse il preludio di un brutto giorno, lo si doveva capire già quando l'ineffabile Carlo Farini, che era stato il primo commissario straordinario del governo garibaldino a Napoli, diceva delle lettere, inviato delle lettere a Cavour, diceva: che cosa vuoi fare con questi? Questi straccioni, questi sono africani, dice Cavallo, dove erano africani anche con due F, con una sola, non bastava, ce ne mettevano due, per non parlare di Lobizio, e considerava i nostri paesi delle topaie, e quindi altre cose di questo, altre abilità di questo genere. È evidente che una situazione del genere non poteva essere tollerata, ed è evidente che i nostri compatrioti, i nostri progenitori si ribellarono un po' dappertutto, perché ad eccezione della Sicilia, che forse per questioni un po' più particolari non presero le armi, dappertutto, alla Calabria, alla terra di lavoro, alla Campania, alla Basilicata, in Calabria ci fu una reazione feroce contro l'esercito ormai prima piemontese ma dopo italiano, e una reazione che andò avanti per 10 punti anni, dal 1861 al 1870, anzi anche oltre. Era una resistenza, una guerra persa in partenza, però era soprattutto, come diceva Claudio, una guerra di civiltà, perché questi signori che sono venuti al sud solo per padronirsi delle sue ricchezze, ma anche della civiltà, anche dei tesori, ci volevano depedrare di tutto, ma persino della dignità. E quindi c'è questo grandissimo fenomeno, le cui proporzioni non sono ancora ben indagate dalla storiografia ufficiale. Basti pensare che l'esercito prima piemontese e poi italiano, quindi tricolore, della guerra di repressione del brigantaggio fu costretto a subire perdite di gran lunga superiore a tutte quelle fatte registrare dalle tre guerre di indipendenza messe assieme. Quindi questo significa che ci fu una cosa, qualcosa di eclatante. 120.000 uomini, altre 100.000 guardie nazionali, quindi mobilità, metà dell'esercito, metà dell'apparato bellico piemontese viene dislocato nel fronte caldo del meridione, dell'ex regno, dopo il 1861. I molossi e l'ortodossia risorgimentale, quelli che stanno sempre pronti lì a cercare di reprimere ogni anelito di verità storica, dicono: ma in fin dei conti si è trattato di un qualcosa di delinquenziale, di un'estrinsecazione delinquenziale, di un fenomeno di rubacalline. Ma io vorrei vedere, sì, rubacalline, caro Fernando, per 10 anni è stato lì col fucile, e tu sei costretto a mandare l'esercito per debellare. È come se oggi i ladri venissero catturati all'esercito, non dalle forze dell'ordine. Quindi diciamo che questa coperta ormai è così corta che non riesce più a coprire della testa e dei piedi, insomma, per cui le bugie sono state tante. Questo per dare un'inquadratura molto 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 sintetica del fenomeno. Quel video, di quel breve episodio che abbiamo visto, condensa l'essenza di quella che è stata il fenomeno del brigantaggio. Perché sono due episodi che devono essere messi in risalto in quel fenomeno. Prima è la teoria lombrosiana, di cui parlava Claudio recentemente, ma poi c'è un'altra cosa da tenere presente: le normative straordinarie che vennero impiegate per debellare il brigantaggio. Prima fra tutte la legge. Chi era Cesare Lombroso? Cesare Lombroso era un dottore. Era un dottore militare, era un signore che, come tanti altri, prestava la sua attività nell'esercito piemontese. Viene aggregato al contingente piemontese che invade il regno, e quindi sta lì, e quindi partecipa anche lui attivamente alla lotta di repressione del brigantaggio. Ma qual era il problema? Il problema era quello di dare una legittimazione a questa mattanza che veniva compiuta all'Italia meridionale. Perché non si voleva disgustare l'opinione pubblica europea. Perché in Europa, le grandi potenze, si doveva dimostrare che in Italia andava tutto bene, ma dava la Marchesa, perché prima c'era stato Garibaldi che aveva, in un impeto di fratellanza, aveva fatto questa impresa.
Poi c'erano stati i plebisciti, quelli che avevano sancito la legittimazione formale e giuridica. E allora perché? Diceva Massimo D'Azeglio, che non era certo un invasato filo borbonico. Ma voi mi dovete spiegare perché servono 54 divisioni per mantenere in pace l'ex regno. Ma come? Allora questi non ci vogliono. E ci devono dire una volta per tutti se questi ci vogliono o meno, perché se non ci vogliono è bene che ce l'abbiamo, diceva Massimo D'Azeglio. Attenzione, Massimo D'Azeglio è stato presidente del Consiglio piemontese, quindi non stiamo parlando di un invasato nostalgico. Si doveva dare una legittimazione formale a questa battaglia, a questa ferocia inaudita. E che cosa si pensò bene? Si pensò bene di ricorrere a Cesare Lombroso, o meglio, Cesare Lombroso fu quello che si trovò al momento adatto nel posto adatto. Cesare Lombroso era, oggi lo definiremmo un po' uno schizofrenico, forse, no? Volendo usare un eufemismo. Però è stato il padre dell'antropologia criminale, e tuttora viene considerato il padre dell'antropologia criminale. I suoi testi in America, e Fernando me lo insegna, sono ancora oggi fonte di studi, sono considerati in maniera diciamo nobile nel senso della parola. Dice, a un certo punto Lombroso dice: ho capito perché questi ingrati dei nostri fratelli meridionali ci accolgono con lo schioppo invece di abbracciarci. Perché sono tarati, perché sono delinquenti abituali, perché nascono delinquenti, perché sono esseri inferiori. E da che cosa si verifica? Da cosa si capiva questo? Da quelle famose astuse misure antropometriche, quelle misurazioni delle fossette occipitali, del volto, della fronte sporgente, il naso incavato, insomma tutte baggianate che oggi sarebbero proprio considerate tali, che effettivamente allora furono cause di sciagure e arrabbi. Quel famoso professor De Nigro che vedete nel filmato non è un nome inventato per caso, era uno dei tanti seguaci, discepoli dell'Ombroso, che attraverso quelle misurazioni, io penso che se noi ci misuriamo tutti quanti la testa, io penso saremmo tutti quanti briganti, quindi tutti quanti tarati, quindi mettetevi l'anima in pace, siamo tutti quanti esseri inferiori, africani, come diciamo. Non dico a prescindere che sono africani. No, quindi senza misurazione antropometrica, va bene. Senza una fiducia. Però allora noi adesso ci scherziamo e ci ridiamo, ma allora non fu così, perché poi si dava adito a quei famosi tribunali, quel signore che vedevate in piedi era Cialdini, qui non Beneventano credo che sia molto poco conosciuto, molto poco stimato, e fu causa di danni ed arrabbi. Ci furono delle fucilazioni, migliaia e migliaia di poveri contadini, come quel capasso lì, che era stato colpevole soltanto di avere un coltellino nella tasca e magari ci tagliava il formaggio. Pastore che va in montagna. Perché là si doveva dare la giustificazione, dice, ecco perché questi ci respingono invece di abbracciarci, perché sono delinquenti abituali. La famosa teoria del meridionale dato delinquente è stata di una aberrazione unica, che ancora per anni, per decenni ha portato avanti i suoi effetti nefasti. Guardate, quando comincia il fenomeno dell'immigrazione, dopo il 1880, e si andava soprattutto verso l'America, quando i nostri concittadini venivano smistati, venivano quasi messi nel ghetto di Ellis Island, no? Prima di sbarcare nel continente americano, venivano divisi in due grandi blocchi. Gli italiani di serie A, i migranti italiani di serie A e italiani migranti di serie B. E sapete chi erano gli italiani migranti di serie B? Erano i meridionali, e sapete perché? Perché era la teoria lombrosiana, ancora faceva sentire i suoi effetti. Sacco e panzetto. E sapete cosa succedeva? Che mentre gli immigrati italiani di serie A venivano dati i lavori più umani, diciamo così, gli immigrati italiani di serie B erano quelli che venivano mandati a pulire le foglie. Quindi Lombroso, a distanza di decenni, gli effetti perniciosi della teoria astrusa e schizofrenica di Lombroso proseguiva ancora e continua anche oggi. Io vengo da Cassino e mi vergogno che la mia città abbia una strada dedicata a Cesare Lombroso. Mi vergogno, mi indigno, come diceva qualcuno. Con l'amico Claudio Saltarelli, amico, collega dell'inchiesta del giornale della Lavoria, lo sa, sono anni che stiamo cercando di ottenere l'abolizione di questa maledettissima strada. Non ci riusciamo, lo sapete perché non ci riusciamo? Per la burocrazia, perché ogni sindaco, ogni assessore dice sì, la dobbiamo cancellare, e però poi dopo
facciamo un disservizio agli utenti. Fortunatamente la strada dove ci saranno quante persone? 10 famiglie, non lo so. Allora, signori miei, cominciamo prima di tutto. Ci vuole uno scatto d'orgoglio. E io mi riferisco all'iniziativa del comune di Riposto. Riposto è un comune, bel comune siciliano, in provincia di Catania, che ha avuto il coraggio di abolire una via dedicata al macellaio Giallino. Adesso vedremo. Io ho avuto la fortuna, e di questo ne vado fiero, di essere stato il pubblico ministero di una giuria popolare che ha deciso di togliere via Cialdini dal centro di Riposto. E viva Dio, uno scatto di orgoglio. Ma noi a questi torturatori, a questi macellai, continuiamo ancora ad intitolare delle strade, delle piazze. Ma ci rendiamo conto che se non prima non riusciamo ad affrancarci da questa nostra sudditanza psicologica, noi non riusciremo mai a parlare in maniera concreta della storia vera, di quello che ci hanno fatto e di quello che purtroppo ci continuano a fare. Perché, signori miei, il nostro paese, che non vogliamo rivoluzionare, non vogliamo assolutamente rivoltare come un calzino, ma è stato mai unito. Ma io mi domando, ma il nostro paese è stato mai unito? Ma è unito un paese in cui per curarsi un raffreddore bisogna fare il viaggio della speranza a Milano? Ma ecco, domandiamoci questo. Ma domandiamoci anche perché da 10 anni a questa parte è ripresa l'immigrazione, dal 2010, dal 2001 al 2011, più di 1 milione di persone dal sud si sono trasferite al nord. E beh, prima di Dio, forse qualche effetto negativo va anche fatto risalire a quel famoso e drammatico 1860, quando le cose potevano essere fatte in maniera molto più democratica e non è stato così. Prima del 1860 non c'è stato un solo abitante dalla Magna Grecia fino al 1860 che si sia imbarcato per essere un emigrante. Noi eravamo terra di immigrazione, la prima legge sull'immigrazione, la prima legge sull'accoglienza l'abbiamo fatta noi perché venivano tutti qua a lavorare. Quindi è storia. E comunque io concludo dicendo questo: perché sono importanti incontri come quelli di oggi? Noi non dobbiamo assolutamente fare, oddio, dice giustamente il comandante Salemi, io la farei la rivoluzione, però diciamo, sono importanti soprattutto per un'altra cosa, perché dobbiamo prendere coscienza della nostra storia vera, di quello che ci hanno fatto e di quello che ci continuano a fare, perché soltanto così possiamo avere e possiamo cullare ragionevole certezza che magari le giustizie non abbiano da ripetersi. Perché se si conosce la storia, forse la storia vera e non quella cara Rosa che purtroppo tutti quanti siamo stati costretti a scrivere in bella copia, purtroppo non è questa, la storia è quella che stiamo raccontando ed è fatta di lutti, è fatta di atrocità, è fatta di saccheggi, è fatta di violenze. Come al solito Fernando il palinsesto la stravolta, ma è così, è bella così la cosa. Adesso parleremo di quello che è successo qui, nel nostro vostro territorio. Il Sannio, qui veramente si può dire scorreva il sangue a fiumi, è stato, qui scorreva il sangue a fiumi, c'è stata una guerra prima contro l'invasore, poi civile, terribile. E veramente adesso parleremo dei fatti di Pontlandolfo e Casalduni, che Riccardi, Fernando lo tratteggia bene in un capitolo molto molto appassionato e mi farò aiutare da alcune immagini.